Patrizia Radici, solista con l'arpa, e Giuseppe Di Liddo, solista con flauto, per questo duo Mozart a Parigi, a Campobasso, da altre realtà. Quanto è importante? Mozart, sappiamo, è un autore difficile, quello parigino è stato un momento particolare, un paio d'anni che Mozart ha vissuto a Parigi, molto particolari, ma quanto è importante per dei solisti con strumenti importanti, l'arpa e il flauto, interpretare Mozart? Beh, innanzitutto Mozart, inutile dirlo, è Mozart, quindi è un caposaldo e musicalmente è importantissimo, è fondamentale. Io suono uno strumento che ha un repertorio abbastanza esiguo e per noi arpiste è una grande gioia che il maestro Mozart abbia scritto questo concerto, perché è l'unico concerto che Mozart ha scritto per arpa. Quindi affrontare questo concerto è un'avventura meravigliosa, perché Mozart insegna a suonare. E come si dice spesso anche agli allievi, si comincia da giovani e si finisce forse in età matura a capire ed a interpretare Mozart come veramente si deve. Questo concerto col flauto è meraviglioso, sono dei momenti, l'andantino è una pagina, una poesia veramente, quindi suonarlo ed eseguirlo è veramente un'emozione grandissima. E Mozart tratta l'arpa come il pianoforte, e quasi la nobilita, perché l'arpa in quel periodo oltretutto era uno strumento da salotto, lo suonavano le principessine, le nobildonne, quindi c'era quest'idea che l'arpa comunque era d'accompagnamento, non aveva un suo ruolo, diciamo, importante. Quindi quando Mozart scrive questo concerto, finalmente l'arpa comincia ad avere una sua collocazione ben precisa e la tratta da strumento importante, non da accompagnamento a uno strumento nobile come il flauto, e quindi direi che comunque è una pagina fondamentale per l'arpa. Pagina fondamentale per l'arpa, Giuseppe Di Liddo, solista con il flauto, un giovane solista, è importante, necessario soprattutto per un giovane, iniziare con Mozart su un palco. Iniziare, continuare, finire. Mozart non a caso poi in tutti i concorsi e le audizioni si trovano i concerti di Mozart per praticamente tutti gli strumenti, no? Perché un po' ogni tanto immagino Mozart come se fosse una TAC. Un qualcosa a raggi infrarossi, no? Con Mozart sei nudo, cioè si sente tutto, si sentono i tuoi difetti, si sentono i tuoi pregi, un equilibrio così sottile, no? Che non puoi fare troppo, non puoi fare poco, non puoi, è magico da suonare, e studiare Mozart aiuta alla fine a suonare tutto, no? Perché devi veramente scendere nei particolari, accendere le antennine, scendere dentro e curare veramente tutto. Quindi poi questo è un concerto particolare perché è meno suonato degli altri due che ha scritto Mozart, ma tra i tre è sicuramente quello più tutto bello, però questo è veramente un capolavoro. Poi insomma, Mozart è un po' così particolare perché pare il concerto per flauto e arpa non volesse scriverlo e poi ha scritto una cosa meravigliosa. Il flauto pare che non fosse uno dei suoi strumenti preferiti, eppure ha scritto un capolavoro, ha scritto anche quartetti che sono meravigliosi, ha scritto comunque altri due concerti, insomma è sempre così, c'è sempre una magia dietro al personaggio e a tutto quello che ha fatto, quindi sia dal punto di vista tecnico è una grande sfida, ma anche dal punto di vista, no, interpretativo, musicale, anche umano, ovviamente, si pensa un po' a tutto quello che Mozart ha fatto. Thank you.
Quindi si parla di magia, di interpretazione particolare. Oggi il settore della cultura è un po' penalizzato, purtroppo. Forse un po' di ragazzi che vogliono anche avvicinarsi alla musica sono scettici. Quale può essere un messaggio da parte vostra di non perdere senso, di non aver paura di immettersi in questo cammino, quello della musica? No, assolutamente. Cioè, la musica comunque fa bene. Io parto da questo presupposto, fa bene all'anima, cioè in questo momento, soprattutto nei momenti bui, e questo purtroppo è un momento buio, bisogna coltivare le anime e veramente le sensibilità. I ragazzi hanno bisogno fortemente di questo. Io insegno in conservatorio e ho a che fare con i ragazzi da tanti anni. Sono veramente assetati di cultura, di conoscenza, di curiosità. Hanno bisogno di stimoli, ma di stimoli giusti e di stimoli anche veri, perché loro sono molto stimolati dai videogiochi, dalla velocità di internet, il computer, che è perfetto, va tutto bene, ma la musica, che è qualcosa che deve sedimentare, deve maturare dentro di te, ed è una cosa che, come dire, cresce con te, con il sacrificio, con un grande sacrificio, perché studiare uno strumento è impegnativo ed è uno studio per tutta la vita, se decidi di farlo da professionista, se hai la grande fortuna anche di riuscire a farlo come professione. Però io dico sempre ai miei ragazzi, qualunque sia il vostro destino, se farete i professionisti, se farete i docenti, se anche soltanto imparate a suonare uno strumento, fatelo bene e fatelo per voi, perché è fondamentale. Quindi i ragazzi devono, e noi abbiamo questo compito importante, dobbiamo avvicinarli alla musica. Stamattina abbiamo suonato per le scuole, è stato veramente bello, perché al di là del fatto che comunque loro sentono dei suoni naturali, veri, lì per lì non sono abituati più a sentire il suono vero di uno strumento, di un'orchestra, e questo secondo me è un'emozione grandissima. Poi è chiaro che magari si distraggono, parlano perché sono curiosi e non capiscono che cosa succede, però vanno educati e vanno, queste opportunità vanno date regolarmente, il più possibile, fare le prove aperte per i ragazzi, gli spettacoli, i musicisti che fanno delle lezioni concerto, bisogna, assolutamente, è importante, un nutrimento, questo è importantissimo, soprattutto in un momento come questo. La musica è nutrimento, crea emozioni in chi ascolta e in chi suona. È un po' quello che viene fuori nel suonare Mozart, è una sfida, è un'emozione. Diceva prima la mia meravigliosa artista che per i giovani per tutti è una ricerca interiore suonare, no? Da tanti punti di vista, dal punto di vista fisico in sé per sé, perché non si vede, ma noi lavoriamo tanto con i muscoli, lavoriamo tanto col corpo, e c'è un'attenzione al corpo enorme. Se c'è, tanto di guadagnato, perché farsi del male, tra l'altro, suonando è molto facile, posizioni non meravigliosamente ergonomiche, corrette, quindi è un'attenzione a se stesso continua, sia dal punto di vista fisico in sé per sé, ma anche dal punto di vista estetico, visto che abbiamo parlato anche del livello educativo. Una cosa importante, anch'io insegno nelle scuole di indirizzo musicale, per i ragazzi, poi alla fine non è così tanto importante l'idea di suonare uno strumento, ma è importante l'idea di dargli la possibilità di avere capacità di coordinazione motore, perché quello è la musica da un certo punto di vista, no? Ma anche la capacità di dire questo è bello, questo no, di essere in prima persona coloro che dicono la cosa non è, il suono non è bello, magari può essere ancora meglio, scegliere, essere in prima persona coloro che scelgono cosa è bello e cosa no. Questa è educazione estetica dal punto di vista proprio didattico. C'è veramente un grande musicista continuamente a lavorare su di sé, su tanti punti di vista. Quindi poi quando arrivi
nel momento dell'esibizione c'è tutto questo fritto misto, no? Sì, che, certo, che poi lì per lì scompare, perché poi quando sei lì sul palco, insomma, suoni e sei frutto di quello che hai fatto nel corso del tempo, però c'è uno scenario dietro enorme. Chi riesce a capirlo completamente... Fondamentalmente lo studio di uno strumento, lo studio della musica, è un obiettivo che ti poni ed è un obiettivo che raggiungi con le tue forze. E non questo... Per te, cioè, esatto, perché tu puoi essere seguito dall'insegnante, da un contesto, dalla famiglia che ti supporta, la scuola, tante cose, però poi alla fine... È come quello che va in bicicletta, no? Cioè, diciamo, io ti posso dire come puoi pedalare, però l'equilibrio lo devi trovare tu, la forza nelle gambe la devi trovare tu, e però c'è una soddisfazione immensa quando si riesce con le proprie forze e anche un'autostima, no? Cioè, voglio dire, si accresce proprio e dici, ah, ma io sono capace di fare questo. E comunque è sempre importante... perché sono sempre prove alle quali noi siamo sottoposti, no? Noi adesso, insomma, facciamo 3 concerti, non è che c'era stamattina abbiamo fatto uno, allora siamo a posto, no, domani mattina ci mettiamo, si guarda lo strumento, si studia, ci si scalda, si fa, e poi la concentrazione del concerto di domani sera, perché è come farlo la prima volta, e questa è la cosa bella. Perché anche alla fine, sì, il pubblico ti ascolta, l'orchestra suona, ma sei tu, anche, no? Perché poi il solista ha anche una responsabilità di quello che è poi il confezionamento, no? Finale. E quindi comunque bisogna stare lì e preparati, attenti, non dire siccome l'ho fatto ieri, oggi tanto verrà bene, no? E siamo sempre lì, attenti, concentrati, e quindi è una soddisfazione. Quando... Poi anche il fatto di non c'è mai la stessa esecuzione... Sì, in linea generale si esegue sempre nello stesso modo, però non so, un respiro, una cosa, si crea, no? E quindi questa è una cosa... Sì, anche in duo, per esempio, noi abbiamo avuto l'opportunità questa volta, perché noi non ci conoscevamo, la prima volta che suoniamo insieme, e speriamo, io dico, speriamo che ci siano altre occasioni. E quindi ci si impara a conoscere l'interprete con te con cui lavori, mentre ci lavori. E quindi c'è quello che si chiama il famoso affiatamento, no? È divertente, alla fine con lo sguardo 3-4 giorni e... Sì, e quindi c'è un'intesa, alla fine viene fuori come l'intesa. Come se ci conoscessimo.